Siamo con la nostra informazione in primo piano il delitto Ceste. Mentre sta facendo discutere il video esclusivo mandato in onda dalla trasmissione Porta a Porta, dove Michele Buoninconti ha incontrato un'amica in carcere e seduto ad un tavolo chiacchiera con lei in modo disinvolto e rilassato, la macchina del tribunale prosegue il suo corso e in autunno verrà celebrato il processo nei confronti del vigile del fuoco di Costigliolo d'Asti accusato di omicidio premeditato.

La data è ancora da definire, ma si celebrerà con ogni probabilità in autunno il processo con rito abbreviato a carico di Michele Buoninconti, il marito di Elena Ceste, accusato di averla uccisa in modo premeditato e di aver poi occultato il cadavere della moglie. Il giudice che si occuperà del caso è Roberto Amerio, magistrato di grande esperienza nel settore penale. L'inchiesta è invece del PM Laura Deodato. Buoninconti è stato recluso nel carcere di Quarto Dasti, ma la Procura ha di recente disposto il suo trasferimento nel penitenziario di Verbania. Il marito Michele Buoninconti disse: "Mia moglie è scomparsa da casa, mi aveva pregato di portare i figli a scuola perché non stava bene e voleva mettere in ordine tutto quanto, non l'ho più vista". Scattano le indagini, il 18 ottobre 2014 viene ritrovato il cadavere della donna, poco distante dalla sua abitazione in un canale avvolto dal fango e il marito il 24 ottobre, sempre del 2014, viene indagato e poi arrestato il 29 gennaio di quest'anno. Secondo il GIP Giacomo Marson Boninconti ha costruito un castello di menzogne e ha messo in piedi vari tentativi di depistaggio per allontanare da sé il sospetto di aver ucciso la moglie. Quattro figli che Michele ed Elena hanno avuto dalle loro nozze, quattro piccole vite che cresceranno senza l'amore di una madre e con l'ombra di un padre presunto assassino nella casa di campagna, dove, fino a poco prima della scomparsa della donna, la vita scorreva regolare, apparentemente. Cambiamo argomento, si avvicina l'appuntamento con la prima edizione di Io Lavoro, il workshop dedicato al mondo occupazionale e a varie realtà lavorative. L'appuntamento è ad Alessandria. E online il calendario dei workshop della prima edizione di Io Lavoro ad Alessandria che si svolgerà il 10 e l'11 giugno presso la Casa di quartiere in via Verona 116 e che vede la partecipazione di 59 realtà tra aziende e agenzie per il lavoro, molte delle quali effettueranno colloqui liberi e per cui è ancora possibile candidarsi. Saranno due giornate ricche di appuntamenti con una serie di incontri informativi dedicati alla ricerca attiva del lavoro a 360 ⁇ e che andranno ad affrontare diverse tematiche. Il 10 e l'11 giugno, a partire dalle 10.30, sarà possibile partecipare a laboratori e incontri informativi gratuiti dedicati alla cultura in azienda, al clima aziendale e alle nuove normative. Si affronteranno temi quali la ricerca attiva del lavoro, stesura del curriculum vitae, colloquio di lavoro, canali di ricerca e digital reputation. La filiera sarà anche l'occasione per parlare di autoimpiego e creazione di impresa. Spazio anche per i più intraprendenti che desiderano fare un'esperienza lavorativa o formativa all'estero. Potranno partecipare agli incontri dedicati al lavoro all'estero, alla mobilità transnazionale e alla modalità di candidatura. Non poteva mancare un incontro informativo relativo al lavoro nel settore agricolo. Sarà possibile anche assistere a due incontri informativi dedicati all'inserimento lavorativo e formativo per persone con disabilità e per parlare di tecnologie dedicate. Venerdì mattina poi avremo il piacere di ospitare Riccardo Maggiolo, giornalista, formatore e ideatore del Job Club, che spiegherà ai partecipanti come trovare lavoro in dieci mosse, senza perdersi nella spirale negativa degli annunci ed entrare a tutti gli effetti nella ricerca attiva. Nelle stesse giornate i partecipanti potranno assistere agli Elevator Pitch dove le aziende partecipanti presenteranno le posizioni aperte, i requisiti e le modalità di candidatura. Per conoscere gli orari dei workshop e degli Elevator Pitch visitate il sito www.iolavoro.org e fate clic sull'edizione di Alessandria. Per partecipare agli incontri è necessario effettuare l'iscrizione sul sito www.iolavoro.org alla sezione Cerchi Lavoro. La partecipazione è garantita sino al raggiungimento del limite massimo dei posti disponibili. Incontro sul trasporto pubblico locale a Casale Monferrato dove si lavora per riattivare la tratta ferroviaria verso Mortara e Milano. Sentiamo. Thank you. L'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco è stato a Casale Monferrato per parlare della riattivazione della linea ferroviaria Casale, Mortara, milano Portagenova, Genova, ma non solo. Dopo i diversi incontri dei mesi scorsi, ha ricordato l'assessore alla mobilità e ai trasporti di Casale, Luca Gioanola, siamo entrati in modo partecipato e condiviso con gli amministratori del territorio del Monferrato e della Lomellina nei dettagli dello studio che Treno Nord, il gestore delle linee ferroviarie Lomellina, ha predisposto. Grazie alla disponibilità dell'assessore Balocco, ha detto, potremo così affrontare non solo la parte tecnica, ma anche e soprattutto quella economica. Il costo di gestione annuo stimato si aggira sul milione e mezzo di euro, con un'ipotesi preliminare di sette corse giornaliere nei giorni ferriari e una copertura ridotta ma garantita di corse anche nei fine settimana. Da sommare anche il costo, una tantum, per le opere necessarie alla riattivazione, che dovrebbe assestarsi sugli 800 mila o milione di euro. Sul tavolo, ha proseguito l'assessore Gioanola, c'è il futuro e lo sviluppo di un intero territorio. Per questo motivo, all'interno incontro abbiamo invitato anche la regione Lombardia, Trenord, Trenitalia, RFI, le province di Pavia e Alessandria e i comuni della Lomellina e del territorio Casalese, con un lavoro di condivisione, ne sono certo, ha detto, potremmo ottenere degli ottimi risultati, così come si è dimostrato in questi mesi su molti temi affrontati. Durante l'incontro si è anche parlato con i dirigenti scolastici degli istituti superiori casalesi dei trasporti scolastici, con particolare attenzione alla giornata del sabato. E continuiamo a parlare di problemi di viabilità. Andiamo a Litta Parodi dove i residenti di una via stanno facendo i conti con la sicurezza stradale e gli allagamenti quando è periodo del Rio Lovassina. I tre minuti con Maurizio Silvestri. Allora, questi tre minuti li dedichiamo in questa via, via Frugarolo, qui gli abitanti di questa via che sono veramente un po' arrabbiati, possiamo dirlo? Esasperati. Esasperati, sì. La strada di Lita Parodi? Lita Parodi perché via Frugarolo c'è anche a Spinetta. Ah, no, no, questa è proprio via Frugarolo dalla strada di Lita Parodi. Beh, io sono arrivato qui e appena sono sceso, ho guardato, effettivamente abbiamo tanti guai in questa strada. Primo, mi dice la signora, il problema, è la velocità che, eh, che troviamo qui, perché da mattina passano più di 100 tiri in questa strada. Se lei nota, eh, il signore ha dovuto mettere questo marchingegno sì. perché i tir sono talmente alti che le portano via al bar. Ah, ecco, ecco, via il tarazzo, e quindi, eh, quindi le dico: il problema primario è la velocità. Quando noi usciamo sul ciglio della nostra proprietà, eh, c'è il rischio che eh, queste macchine andando a una velocità così sostenuta giusto, vi, vi facciano sotto, cioè, anche dire. Oltretutto. C'era il cartello 40 all'ora, l'hanno tolto, vorrei sapere come... Io ho visto chi è stato, ah. non sta a me a dirlo, però l'hanno tolto, c'era 40 all'ora, l'hanno tolto. Poi questa è la velocità, un altro problema molto molto grave, dice che in questa strada si allaga facilmente e poi vedete le foto che vi facciamo vedere, è già successo, si sono allagati campi, case, cantine? Cantine, a novembre noi abbiamo avuto sei esondazioni e naturalmente dobbiamo sempre eh, aggiustarsi per conto nostro eh, sia, sì, la protezione civile a volte porta i sacchi, a volte non ne ha più quindi abbiamo dovuto andarseli a comprare e quindi togli i sacchi, metti i sacchi questo problema del rio Lovassina ormai sta diventando un problema certo. eh, che non si risolverà mai perché se non c'è volontà politica di risolverlo non si risolverà mai mi dicevano che c'è stato un progetto che avevano fatto, però non è mai stato messo in atto questo progetto. Non è stato messo in atto, e poi vi faccio vedere anche, vedete questi canali, sono stati fatti a spese, a spese loro, sia questo canale di scolo, tagliare l'erba, tutto a spese di chi abita qui. E poi in più questo ragazzo mi dice, avete fatto analizzare l'acqua dall'Aipa? Sì, abbiamo fatto analizzare tempo fa all'Arpa l'acqua, però ci hanno detto di non seminare assolutamente, perché ogni volta che esonda va nei campi, quindi è assolutamente vietato, perché... È tutto tranne acqua quello che viene fuori. Quindi noi siamo in questa strada molto importante perché vi dico qui ci sono tanta gente che ci abita, soprattutto la velocità delle macchine. Adesso la signora aveva anche chiesto di, se si poteva mettere diciamo quei velo ok. Sì, ecco, se, o, sì, i velo ok almeno non so, magari vanno un pochino più piano. L'alta velocità eh, mi diceva eh, sua moglie che le fa saltare la centralina del, del cancello. Del cancello. Ah. A casa loro eh, salta l'allarme perché quando, quando vibra la casa pensate vibra. come arrivano a questi camion va bene noi ci fermiamo qua vediamo appuntamento ai prossimi tre minuti grazie grazie a tutti voi e se c'è qualcosa mi raccomando chiamate che noi faremo degli aggiornamenti grazie il Servizio di Vigilanza Faunistica della Provincia di Alessandria desidera informare i cittadini che nel periodo primaverile-estivo sarà frequente rinvenire nelle campagne, nei pressi dei boschi e dei luoghi rurali, esemplari di cuccioli di capriolo e di daino al riparo fra l'erba. I cuccioli possono sembrare abbandonati, in quanto la madre, allo scopo di non attirare possibili predatori, è solita lasciarli in luoghi tranquilli, al riparo della vegetazione e eh, avvicinarsi esclusivamente per l'allarme. In caso di avvistamento però è bene non avvicinarsi e soprattutto non prelevarli dal luogo e portarli a casa. Qualsiasi intervento operato da non professionisti in materia risulta infatti deleterio per gli stessi animali. La pagina degli spettacoli, il famoso attore alessandrino Massimo Poggio è passato con un suo spettacolo all'Ambra di Alessandria. La storia di un militare vissuto all'inizio del Novecento che si è appena ruolato e che dimentica subito la parola d'ordine, quella che oggi chiameremmo password. Così lui e il suo plotone vagano tutta la notte senza riuscire a rientrare perché nessuno di loro ricorda più questa password. De De Vinci. L'attore la alessandrino Massimo Poggio è tornato a recitare ad Alessandria, la sua città, al Cine Teatro Ambra. Ha messo in scena lo spettacolo teatrale Caspip, che normalmente lo vede unico protagonista sul palco. Stavolta si è fatto accompagnare da un famoso DJ della provincia di Alessandria che si chiama Yatu Un esperimento quello di inserire delle musiche che per adesso è rimasto unico. La storia che Massimo Poggio ha scelto di interpretare attraverso la sua lettura molto personale è il romanzo chiamato Caspipe scritto da Louis Ferdinand Céline. Caspipe vuol dire pipette di terracotta e sono quelle che si usavano nei tiri a segno, ma è che in realtà vuol comunicare più l'idea di uno sterminio, un massacro di queste Caspipe. Massimo Poggio in altre occasioni aveva fatto sapere che Louis Ferdinand Céline era uno dei suoi autori preferiti. Il suo nome originale a dire vero era Louis Ferdinand Destouche. Lo Pseudonimo Céline, con cui firmò tutte le sue opere, era il nome della nonna materna. Céline era un medico francese, diventato poi uno tra i più importanti scrittori della prima metà del Novecento, nei primi anni 60, in pieno periodo Beat Generation. Il linguaggio usato per quel periodo da Céline era molto nuovo, molto diretto. Oggi si potrebbe definire come uno slang. Per creare le sensazioni che voleva, Selin molte volte eliminava la punteggiatura e le sue opere furono molto apprezzate in quel periodo proprio dagli autori americani come Charles Bukowski e Jack Kerouac. E anche Selin, proprio come loro, si guadagnò il diritto di entrare in quella categoria di autori maledetti e rivoluzionari. Il periodo storico in cui è ambientato il libro che Massimo Poggio legge è il 1912, in una caserma del XVII Cavalleggeri. Il protagonista è un ragazzo parigino di nome Ferdinand che ha deciso di arruolarsi e il vero e proprio delirio inizia la sua prima notte di servizio. Infatti insieme a tutto il suo protone inizia a vagabondare per tutta la notte sotto la pioggia alla ricerca disperata di una parola d'ordine che tutti hanno dimenticato, ma ovviamente la colpa di tutto questo ricade sulla recluta per giunta parigina Ferdinanda. Al termine di questa lunghissima notte in suo soccorso giungerà solo la luce dell'alba e una tromba che confusa tra le nebbie del mattino suonerà la sveglia per tutta la caserma. Il mio foglio si incollava tra le la pagina sportiva ha successo di partecipanti a Dovada in occasione del Memorial Giacobbe dove sono stati i protagonisti lo sport e il mondo dei disabili. Il servizio tra poco è di Bruno Mattana, poi il meteo e le notizie utili. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana, arrivederci alle prossime edizioni.